Barone Vassallo, 23 gennaio 2023. Buonasera a tutti. Credo che la situazione stia realmente sfuggendo di mano un po' a tutti. Avete visto questo video che ho postato oggi? Lo trovate qui su Barone Vassallo. Allora, all'inizio poteva apparire come un gioco, poteva apparire quasi come un gioco riservato alle persone più strane, alle persone più, come vogliamo definirle, più poco informate, chiamiamole così. Vorrei dire altro, ma non lo posso dire. E invece in questo momento, tra la balla delle auto elettriche e tra questo essere, voglio dire un termine ma non lo dico, fluidi, e chi vuole intendere intenda, stiamo veramente arrivando alla follia più totale. Qui si stanno veramente toccando dei punti bassissimi nella intelligenza umana, e naturalmente più le persone continuano ad assecondare la follia di mangiare insetti, la follia di guidare elettrico, la follia di tutte queste assurdità, che poi le altre non le posso dire perché altrimenti bannerebbero il video. Naturalmente da questi punti di partenza si va oltre, e questa è la notizia di oggi. La proprietaria di Findus propone il pesce sintetico. Naturalmente, come la carne sintetica, c'è anche il pesce sintetico. Ecco perché investire sul futuro del cibo. Anche se di solito parliamo della transizione dell'automotive verso l'elettrico, in realtà le trasformazioni legate al mondo del food e del beverage non sono meno profonde di quelle. La mutata sensibilità dei consumatori fa sì che la gente non voglia più uccidere animali per cibarsene. Questo tipo di tendenza e di sensibilità, che un tempo era assolutamente minoritaria e circoscritta a vegani e vegetariani, oggi si va diffondendo al di là delle categorie appena elencate. Ecco perché si moltiplicano le aziende e le start-up che cercano di imitare, simulare, scimmiottare carne e pesce. Anzi, sino ad oggi in realtà era stata la carne l'oggetto del desiderio di chi cercava di imitarla. Le aziende che lavorano su questo tipo di ricerche ricevono fondi veramente immensi, perché chi riuscirà ad accaparrarsi i brevetti giusti ha un futuro ricco e assicurato. Oggi ci arriva una conferma di questa fortissima tendenza, ma stavolta dal mondo del pesce e da un'azienda davvero importante nel comparto. Nomad Foods, che magari vi dice poco, ma che possiede tra le altre anche la Findus, entra in affari con la California Blue Nalu per produrre qualcosa di simile al pesce, ma da colture cellulari. In sostanza si fanno riprodurre le cellule del pesce, ma senza dare la vita a del pesce.
stesso, così alla fine si mangerà la sostanza del pesce, ma senza averlo ucciso. Suona tutto freddo ed inquietante, ma è una delle migliori opzioni per non rinunciare a cibarsi di pesce e senza uccidere alcun esemplare. Io allora posso capire che molti dicono: va bene, ma tu se tieni testa a queste provocazioni, se non li assecondi, se continui a comportarti come hai fatto fino ad oggi, vedrai che non ci sarà pericolo, non sarai obbligato a mangiare scarafaggi, vermi, a mangiare carne sintetica, a mangiare pesce sintetico. Io faccio sempre l'esempio delle popolazioni conquistate. Tante popolazioni nella storia, come ad esempio anche gli indiani, non sono state conquistate con la forza, perlomeno all'inizio. Il nemico è entrato nella loro vita, è entrato nel loro mondo e lentamente, crescendo lentamente, diventando sempre di più e indebolendo gli autoctoni, li hanno praticamente sterminati e costretti a essere il fantasma di quello che erano. Io in questo esatto momento voglio dirvi che se non ci metteremo contro a cibo di insetti, auto elettriche, pesce sintetico, carne sintetica, a breve imporranno anche partner sintetici, vivremo nel metaverso. Il metaverso, quella idea tanto sbandierata su questi social, che veramente diventano sempre di più la culla dell'imbecillità delle persone, diventano veramente sempre di più la culla del regresso di una umanità che probabilmente, come tutte le cose del mondo, aveva raggiunto un apice e adesso deve tramontare. Non penso che sia l'ora, non sia questa l'ora del tramonto. Però dobbiamo assolutamente opporci a queste schifezze contro natura, queste ignobili vessazioni che partono da una mente che io ho sempre definito fin dall'inizio della follia che raccontava Pasolini, quella pazzia pasoliniana che viene elencata nel film Salò. In questo momento storico sta diventando praticamente la realtà. E la realtà perché, se voi conoscete quel film, chi comandava quella villa erano dei pazzi gerarchi, depravati, osceni, senza il minimo ritegno e senza la minima empatia verso l'essere umano. Ecco, stiamo andando su quella strada. Cerchiamo
di bloccarne il cammino. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.